Siamo entrati nel Novecento e questo giovedì parliamo di un fotografo che ha saputo dare una svolta al mondo della fotografia di ritratto, anche grazie ad una tecnica particolare. Parliamo di Barone Adolf de Meyer, nato a Parigi nel 1868, un uomo di cultura, poliglotta e amante del buon vivere. Le sue foto erano inimitabili anche grazie al fatto che Adolf sapesse usare con maestria un particolare obiettivo, poi vedremo come. Meriti fotografici, capostipite della fotografia di moda, primo fotografo di Vogue e successivamente di Vanity Fair. Di ricca famiglia, iniziò in fase adolescenziale a fotografare alcuni personaggi famosi dell'epoca e appena 25enne fu ammesso alla Royal Photographic Society. Una volta trasferitosi in Inghilterra, iniziò ad esporre le proprie opere in alcuni famosi circoli londinesi, dove si fece conoscere con il cognome della madre, per nascondere le proprie origini ebraiche. Non pensiamo alla fotografia di moda in questo caso come qualcosa di puramente effimero e fine a se stesso. Stiamo parlando di alta fotografia di ritratto. Non si parla solo del fotografare una bellissima indossatrice o un elegante passante, ma del saper trovare un perfetto connubio tra eleganza, interpretazione e soprattutto ricerca. Le sue origini aristocratiche lo aiutarono non poco anche dal punto di vista professionale. Questo fattore, abbinato all'ineguagliabile raffinatezza che otteneva anche coprendo l'obiettivo con una garza, lo fecero diventare il fotografo ritrattista più ricco e più conosciuto a livello mondiale. Un'altra particolarità di De Meyer, sceglieva tutto lui, dall'indossatrice all'abito, dalla scena all'illuminazione. Si occupava egli stesso anche delle composizioni floreali, che c'erano appunto all'interno della scena, e sfruttava la luce in un modo fino allora sconosciuto. Era solito posizionare una piccola luce soffusa sotto l'abito della modella per illuminarne il volto. Posare per lui era un sicuro trampolino di lancio. Dopo essersi trasferito a New York, divenne il primo fotografo di Vogue e Vanity Fair. Nel 1921 passò alla concorrenza fotografando per l'importante rivista statunitense Harper's Bazaar. De Meyer e la moglie divennero purtroppo dipendenti dalla cocaina e la moglie morì in Austria nel 1931 a causa di un infarto. Decise di trasferirsi in quello stato per provare a disintossicarsi. De Meyer, dopo qualche tempo di chiusura, decise di trasferirsi a Capri assieme al proprio assistente, un giovane ragazzo che divenne poi suo amante. De Meyer era apertamente omosessuale, mentre la moglie era bisessuale. E con il nuovo compagno finì però con il condurre una vita al limite dello scandalo, fatta di feste e fiumi di droga. Nonostante la brutta vicenda che investì la vita di De Meyer, le sue opere sono ancora fra le più ammirate per l'eleganza e per l'innovazione. La prossima settimana parleremo di un fotografo che ha reso immortali i grandi capi indiani. E noi ci vedremo sempre qui giovedì prossimo alle 13. Vi ricordiamo, di iscrivervi al canale, attivare le notifiche in modo da non perdervi nessuna puntata. Ciao! Ciao!